gruppo. Ennio Ripamonti è uno psicosociologo, è un formatore, è presidente di Metodi, una nota, direi, organizzazione di consulenza e di formazione di Milano, e insegna anche all'Università Bicocca e Cattolica. E a Ennio Ripamonti abbiamo appunto chiesto di aiutarci a capire un po' l'evoluzione del concetto di sviluppo di comunità e i punti salienti che lo contraddistinguono. Vediamo se riesco a parlare con questo. È meglio usare questo. Va bene, figurati, cerco. Va bene, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere qua. Io appunto ringrazio la Fondazione Fontana, che è la prima volta che ci conosciamo, quindi per me è un piacere. Si sente? Si sente là? Per me è un piacere, quando si incontrano persone nuove, nuove organizzazioni, sempre per me, faccio questo mestiere, è sempre molto, molto stimolante. Io appunto proverò, mi è stato chiesto, proverò a fare questo, a inquadrare il tema dello sviluppo di comunità, la cosa di cui mi occupo professionalmente, sia seguendo progetti sul campo che dal punto di vista, diciamo, accademico, nel senso che è quello che faccio, studio, insegno questa cosa. Quindi io proverò nel tempo che abbiamo a, diciamo, introdurre e problematizzare questa questione, perché lo sviluppo di comunità in questo momento è abbastanza di moda. Ieri mattina sono arrivato a Trento, sapevo che dovevo essere qui, dovevo prendere un appuntamento per un progetto, per fare una supervisione a due equipe, una che sta lavorando per il conto del Comune di Trento con delle cooperative in una zona di Trento Nord e una di Trento Sud, e fanno sviluppo di comunità a Trento. Okay? Quindi stiamo parlando di qualcosa che non riguarda solo la cooperazione internazionale, però io proverò in questa brevissima storia a mostrare come nel fare cooperazione, ne parlavamo prima con Pierino, io sono, diciamo, incontrato lo sviluppo di comunità in Brasile. Avevo 24 anni, sono andato a trovare un amico che faceva la cooperazione, poi sono stato incastrato per 10 anni anch'io in questo mondo, molto piacevolmente, e mi ha cambiato la vita. Ecco, questo per dire che la cooperazione è un processo biunivoco, non univoco, insomma, circolano le cose. Allora, introduciamo il tema. Ora, lo sviluppo di comunità, abbiamo due parole, diciamo, che sono insidiose. Sono parole degli anni 60, sviluppo e comunità. Quindi sono due parole che usate oggi, devono essere maneggiate con cura, perché di tutte e due possiamo avere una, diciamo, una rappresentazione benevola e romantica, no? Insomma, sapete che sono molte le riflessioni sullo sviluppo sostenibile, sui limiti dello sviluppo, tutte riflessioni nate negli ultimi anni, ecco. E anche la parola comunità, ma poi Jenny lo dirà meglio, è una parola che ha dentro un contenuto che va smontato, perché è una rappresentazione. La comunità è femminile e tendenzialmente nell'immaginazione noi ci immaginiamo sempre qualcosa di buono, di morbido, di caldo, di accogliente. Ecco, io sto passando il mio ultimo anno. Dal punto di vista professionale faccio mediazione sociale con comunità arrabbiate per la presenza di uno SPRAR. SPRAR è il sistema di protezione appunto per richiedenti asilo. In giro per l'Italia vado lì e c'è il quartiere della periferia milanese dove hanno aperto un appartamento con un gruppo di ragazzi, e ci sono i cittadini, la comunità, che è arrabbiata, che dice, ma insomma noi non li vogliamo, eccetera, eccetera. Quindi quando usiamo la parola comunità, proprio fra pochi giorni, appunto agli inizi di giugno, ci sarà il congresso degli psicologi di comunità italiani a Palermo, che si intitola Le comunità imperfette. No? Quindi la parola comunità dobbiamo sempre maneggiarla con cura, liberarci da una rappresentazione romantica, quindi un luogo che contiene cose bene, buone, positive, ma nelle comunità
che appunto adesso entriamo dentro questa cosa, c'è di tutto, insomma, no? C'è di tutto. Ecco, quindi abbiamo molti elementi, pulsioni positive, pulsioni esclusive. Ecco, però tentiamo di tenere la barra, io ho fatto una traccia così non mi perdo, provo a appunto a segnalare questo tema. Ecco, paradossalmente lo sviluppo di comunità come approccio nasce proprio nel dibattito sulla cooperazione internazionale. Il termine sviluppo di comunità, la traduzione letterale di un programma, Community Development, che è stato messo a punto negli anni 50, pensate, metà degli anni 50, dentro un periodo storico in cui c'era la... Noi avevamo altri problemi, avevamo la ricostruzione, non c'era ancora il boom economico, anzi l'Italia, interessante, il Sud Italia, ci sono stati molti progetti di sviluppo di comunità col piano Marshall. Cioè gli assistenti sociali americani che facevano lo sviluppo di comunità hanno formato gli operatori sociali italiani a fare sviluppo di comunità al sud, pensate. Sono stati per lungo periodo un territorio che, dove si faceva sviluppo di comunità, soprattutto al sud questo è avvenuto. E poi innescando meccanismi molto interessanti negli anni 60, negli anni 70. Ecco. Quindi dico queste cose perché è sempre interessante tracciare ogni tanto un po' di mappa e capire da dove vengono le cose, no? Eccetera, eccetera. Ecco. Quindi lo sviluppo di comunità, così come lo utilizziamo, se lo utilizziamo, diciamo, è appunto un programma messo a punto dall'Ufficio degli Affari Sociali dell'ONU nel 55. Se voi appunto digitate Community Development su Google, si apre un documento che dice, leggo, 1955, un programma che conta su comunità locali, qui adesso la problematizziamo cosa sono le comunità locali, come unità di azione, vedete che non sono solo destinatari di programmi, le comunità sono unità di azione, che cerca di unire l'assistenza esterna, con lo sforzo e l'autodeterminazione localmente organizzati. Già questo è molto potente per quegli anni. Noi abbiamo avuto poi una lunga storia in cui la cooperazione... Io l'ho frequentata negli anni 80 e 90, dicevo prima al collega. Erano gli anni in cui si faceva molta autocritica sui fallimenti dei modelli di cooperazione, fra virgolette, calati dall'alto, basati sull'idea dell'esperto che arriva con la valigetta, eccetera. Ecco, quindi programma che conta su comunità locali come unità di azione e che cerca di unire il contributo esterno con le risorse interne. Dico questo perché ci sono i due estremi. Degli approcci che hanno enfatizzato per lungo tempo il contributo esterno, come se i destinatari dei programmi fossero solo beneficiari di idee, intelligenze che vengono da fuori, ma questo è superato ormai nel dibattito, la Carta di Trento è qui a testimoniarlo almeno da 20 anni, però non dobbiamo neanche avere l'ingenuità di pensare che le risorse interne da sole si autodeterminano. Si fa sviluppo di comunità spesso per farle emergere, riconoscerle, attivarle, sostenerle. Cioè ci sono, ma sono lì, sono inerti, non si sono espresse. Quindi un programma, quindi non è un'azione lo sviluppo, è un programma che cerca di unire l'interno e l'esterno. E che cosa fa questo programma? Cerca di stimolare l'iniziativa e le capacità direttive locali come mezzo di mutamento. Questo è Murray Ross, cioè il teorico dello sviluppo di comunità degli anni 50. Okay? Noi siamo arrivati alla cooperazione molti anni dopo, ovviamente. Noi avevamo tutt'altri problemi in questo momento. I primi programmi sono fatti dalle ex potenze colonizzatrici. Inizia quel periodo che poi verrà dopo, che è la decolonizzazione. Quindi con questo paradosso, un po' paternalistico, ti ho colonizzato per un secolo, adesso cerco di sviluppare la tua comunità. Quindi noi
chi fa una tesi sulla storia dello sviluppo di comunità studia i programmi attivati in Giamaica dagli inglesi, piuttosto che attivati in Camerun dai francesi negli anni 50 e negli anni 60. Ecco, queste sono le origini. Quali sono le caratteristiche principali? Vado a punti, di questi anni 50, siamo lì. Primo, i programmi di sviluppo di comunità guardano alla qualità della vita di tutti. Generalmente hanno degli obiettivi privilegiati, però tendenzialmente sono programmi che cercano di migliorare le condizioni di vita di tutta la comunità, non solo di un settore. Già questo è un problema, perché il welfare che si è sviluppato dagli anni 60 in poi per noi è stato settoriale. Io ieri ho passato la mattina nella riunione a fare in modo che chi si occupa di anziani collabori con chi si occupa di minori, collabori con chi si occupa di giovani, perché ognuno vede il mondo a fette, ma poi i luoghi di vita delle persone, il parchetto del quartiere lo frequentano tutti, insomma, no? Ecco. Quindi la prima cosa è la focalizzazione su un miglioramento delle condizioni di vita. Quindi sono programmi che poi hanno delle specificità, le donne, famiglia, i minori, eccetera, ma sono dei programmi, vengono chiamati in gergo, olistici, cioè io devo attivare più soggetti. Seconda caratteristica di questi programmi, cercano di integrare il professionisti e i non professionisti. Le competenze maturate sull'esperienza, appunto sul sapere, e le competenze maturate sull'esperienza. Quindi sia meccanismi di aiuto professionale, il medico, l'educatore, l'infermiere, eccetera, ma anche il volontario, il vicino di casa, il leader di comunità. Quindi chi fa lavoro di comunità tendenzialmente parla 6-7 lingue, cioè è capace di parlare col medico, ma è capace di parlare con la Sciura Maria, si dice a Milano, che è lì, e quindi tendenzialmente cerca di superare il paradigma professionale. Una terza caratteristica, 1955, utilizza immediatamente le risorse locali e delle risorse locali, questo è cruciale questo punto, le leadership locali, perché noi sappiamo che molti programmi di sviluppo di comunità nella cooperazione sono falliti su questo punto. E mi ricordo questi ragazzi in Brasile che mi dicevano: sì, vabbè, ma você è un gringo. Sì, ma tu sei il gringo. Ok? Se ho 24 anni, contavo più di loro, contavo di più del presidente dell'associazione, perché ero gringo. Cioè, là dietro di me c'era qualche secolo di storia. Ci ho messo un po' a capirla questa cosa qui. Quindi un elemento decisivo dello sviluppo di comunità è far emergere, valorizzare e sostenere leadership locali positive. A volte bisogna combattere con altre leadership locali. Io adesso in una zona sto combattendo con una leadership locale piuttosto pesante che sta monopolizzando il contrasto alla presenza di questi ragazzi. L'attivazione di risorse esterne, questo è un punto che serve, è ovvio, che arrivano dalle tante forme di cooperazione che Jenny ci spiegherà, però queste risorse esterne poi viaggiano, come stiamo dicendo. Un'altra caratteristica sempre che ci dice l'ONU, quegli anni, è diversificare i settori di azione. Generalmente un programma di sviluppo di comunità non è monotematico, magari ha un focus, però per fare un esempio, io ho visto molti programmi di sviluppo nel nord-est del Brasile, agricoli, che hanno dovuto per forza fare i conti con le dinamiche di genere, le culture, proprio l'antropologia di queste comunità, e quindi questi agronomi canadesi, erano soprattutto canadesi, che non riuscivano a capacitarsi di perché queste comunità non piantassero i semi che dicevano loro, che gli studi fatti in Canada dicevano, sì, però voleva dire la tradizione, la cultura, quello che faceva mio padre, mio nonno, il sistema di significati, quindi il cambiamento agricolo
chiamava in causa una rielaborazione di una tradizione, di una cultura che andava accompagnato, quindi l'agronomo aveva bisogno anche di un operatore attento a questa cosa. Quindi generalmente sono programmi che hanno diversi settori di azione. L'attuazione è sistematica e organizzata, nel senso che sono programmi che hanno bisogno di essere accompagnati in modo, e ultimo ingrediente di questa torta che, di cui ci parla l'ONU, è l'attivazione di gruppi locali. Gruppi locali, cioè stare attenti all'intraprendenza e al protagonismo degli attori esterni, che in totale buona fede, in psicologia sociale c'è una teoria che noi utilizziamo molto per questo, che si chiama teoria dell'incompetenza appresa. Più siamo protagonisti di un'azione d'aiuto, con molta generosità, più siamo complici di un meccanismo che fa abbassare la percezione di competenza. Cioè la gente si abitua, ma anche da noi qui, la gente si abitua ad essere aiutata e si genera, senza che nessuno lo dica, si genera un meccanismo di abbassamento, viene chiamata teoria dell'incompetenza presa. Cioè mi abituo, imparo ad essere aiutato. I servizi sociali la conoscono benissimo, ci sono addirittura le carriere assistenziali. Figli di famiglie che sono abituate ad essere nel circuito dell'assistenza che introiettano un modello di aiuto. Ecco, quindi lo sviluppo di comunità delude queste aspettative. Delude queste aspettative. Ti rompe le scatole a te. Ok, questa è la tradizione che ci consegna la storia. Seconda parte, oggi. Quindi per questo che ho fotografato sono, diciamo, è il dibattito che ci hanno consegnato, soprattutto la letteratura, gli studi, gli approcci, l'esperienza del community development o di area inglese, anglofona, e lo sviluppo rurale di area francese. Ecco. Cosa succede poi? Che questi temi, appunto dello sviluppo di comunità, da un po' di anni piano piano si introducono nel nostro paese. Faccio questo parallelo perché è interessante. Nella mia regione, la Lombardia, c'è una fondazione bancaria, la più, diciamo, ricca fondazione bancaria d'Italia, si chiama Fondazione Cariplo, che ha finanziato, adesso sta finanziando, delle sperimentazioni che vengono chiamate di welfare di comunità. In Trentino, per esempio, si sperimenta un modello che si chiama Welfare a chilometro zero, un programma fatto così. Qual è l'idea? Quindi nel pieno delle società avanzate, nel pieno delle regioni più ricche di paese, i principi dello sviluppo di comunità, che vengono da questa tradizione che ci appare così lontana, precipitano nella crisi del nostro welfare. Un welfare che a macchia di leopardo nel nostro paese, per esempio, ha visto i limiti dell'azione solo professionale e dell'aiuto professionale, no? I limiti di questo, no? E quindi l'opportunità, la necessità di contribuire a generare programmi che migliorano la vita della gente, attivando e facendo collaborare più soggetti. Quindi tutta questa tradizione, da 20 anni circa, e in questi ultimi anni sempre di più, è una tradizione che ci è utile. Quindi nella cooperazione internazionale, noi per esempio abbiamo copiato dai sudamericani il lavoro di strada con i minori. No? Avete sicuramente sentito, forse Trento ha meno questa storia, questa tradizione, ma Milano, Torino, Roma, Venezia, hanno fatto molta educativa di strada. Ecco, questa educativa di strada nasce, viene dal Brasile, dal Perù, dal Messico. Perché? Perché c'erano meninos de rua, cioè bambini di strada, quindi gli educatori dovevano andare in giro a contattare sti ragazzi. Quindi abbiamo imparato che con i ragazzi che non frequentano gli oratori, non vanno nel... 20 anni fa, abbiamo imparato che bisognava andare per strada, in un contesto, in un setting, come si dice in psicologia, assolutamente di vita naturale. Veniamo all'oggi e vado verso la conclusione. Oggi come si dà il tema? Il termine comunità in piena globalizzazione, e
anche in un momento di crisi della globalizzazione, va ripensato radicalmente, Jenny lo dirà, e gli studi che noi facciamo, diciamo la letteratura dei sociologi urbani, degli psicologi di comunità europei, dicono che oggi in un quartiere di Trento, qualsiasi, scegliete voi quale, io ho in mente quelli di cui abbiamo parlato ieri, Madonna Bianca piuttosto che Mattarella, le comunità locali, non c'è la comunità intesa come un contesto, come tu hai detto molto bene, organico, fondato sulla similitudine. Nella sociologia classica si distingueva, Ferdinand Tönnies distingueva comunità e società. La comunità è il luogo dei simili, dei vicini, e la società è il luogo degli stati. Ecco, bene, oggi abbiamo comunità che sono società localizzate. Abbiamo un grado di diversità culturale, antropologico, di valori, di organizzazione, di provenienze, localizzate nel quartiere. Se uno andava nella scuola elementare negli anni 50, Mattarello trovava un certo mondo, entra oggi, trova il mondo, trova un altro mondo. Quindi anche le nostre, se usiamo comunità locali nel senso di un perimetro geografico, anche le nostre comunità locali, dobbiamo immaginarle con la categoria della società, allo stesso grado di complessità e di eterogeneità della società. Quindi sono luoghi, sono società globali localizzate. In Val di Non, non era così, sta succedendo sempre di più. Questo ad alcuni piace, a me piace. Ad alcuni non piace, alcuni vanno in crisi. Quindi stiamo conoscendo in questo momento dinamiche di comunità espulsive, comunità locali che si organizzano contro. Quindi questo non è quello che fate voi, c'è una corrente dello sviluppo di comunità che fa mediazione di comunità, cioè cerca di attenuare i conflitti fra parti. Ma perché succede? Perché le comunità locali ormai sono società globali localizzate, quindi hanno un grado di differenziazione. Io ho cambiato casa poco tempo fa, sono andato a vivere in un condominio di Milano, mi chiamo Ripamonti, ho messo fuori la mia brava etichetta Ripamonti, insomma molto longobardo, no? Insomma, Ripamonti, in mezzo a tutte queste Martinez, mi ha suonato il campanello una signora anziana e fa: ma le liscio Ripamonti, mi ha detto in dialetto milanese, sì. Chi in Tullur? Qui sono tutti loro. Ok, ci siamo? Cioè la rappresentazione è, arrivano, questo qua ci avrà avuto almeno l'età di mia madre, fra gli 85 e i 90, e quindi alcune parti delle nostre comunità che hanno in mente quella comunità, che poi è romantica, omogenea, trovano questa cosa. Quindi oggi, e concludo, lo sviluppo di comunità che si fa nella cooperazione e che si fa nel welfare di comunità, nel rinnovare il welfare, hanno molte cose da dirsi. In molti progetti che io sto seguendo, il know-how, come si dice usando un parolone, delle ONG è molto più utile di quello degli operatori sociali nostri, perché sono persone che si sono collaudate nel gestire dinamiche, solo che devono farlo magari in un quartiere periferico di Milano, di Roma o di Napoli, okay? Perché il mondo è arrivato a casa nostra. Quindi intorno al tema comunità credo che il confronto fra chi fa cooperazione e chi fa sviluppo di comunità nel nostro paese e anche il protagonismo possibile delle ONG nei programmi qui sia molto più interessante di quando io ho cominciato a fare questo lavoro. Ecco, mi fermerei qui per non portare via altro tempo, poi se ne avete voglia continuiamo. Grazie dell'attenzione. Grazie a Ennio Ripamonti, perché ci introduce un po' al paradigma dello sviluppo di comunità. Invito intanto Jenny Capuano a sedere al tavolo e pone in luce alcuni elementi davvero cruciali, ne sottolineo solo alcuni.
Che idea di comunità abbiamo in mente quando pensiamo o pratichiamo lo sviluppo di comunità? Qual è la rappresentazione che abbiamo in mente? Ennio Ripamonti ci dice: le comunità oggi forse sono società, invece società localizzate, intendendo per società luoghi attraversati da tensioni, contraddizioni, frammentazioni e anche conflitti. Dunque, da un punto di vista degli agenti di sviluppo di comunità, di quei soggetti che sono titolati a facilitare i progetti partecipativi, questo pone alcune questioni riguardo alle competenze, alle conoscenze, alle capacità che hanno da riguardare luoghi attraversati da differenze, da conflitti, dove si parlano diversi linguaggi, diverse culture, diversi principi. Un altro elemento che vorrei mettere in luce riguarda il tema delle risorse. Quando ci si propone di utilizzare un approccio di sviluppo di comunità, le risorse sono un tema importante. Ennio Ripamonti ci dice che le risorse sono già presenti, sono inerti, hai usato questo termine, nelle comunità locali. Si tratta di andarle a riconoscere, a rendere attive. Quindi lo sviluppo di comunità riguarda come si riconoscono, attivano e utilizzano le risorse, in risposta a quali bisogni. Altro elemento che la relazione di Ripamonti mette in luce è il tema delle leadership locali. Le leadership locali sono importanti, ma le leadership locali positive, non necessariamente perché sono locali le leadership sono positive. Dunque questo, per chi fa cooperazione, è qualcosa di noto, ritengo di esperito. Lavorare con le leadership locali significa non rinunciare alle scelte con chi, con quali leadership locali si lavora, in vista di favorire risorse che consentano di rispondere a bisogni. Dunque direi che da questa prima relazione cominciamo ad apprendere che lo sviluppo di comunità è qualcosa di problematico, o comunque qualcosa che dobbiamo problematizzare. Ennio Ripamonti ci ha detto: non è un concetto romantico la comunità, romantico proprio in senso filosofico, cioè non è qualcosa di armonico, organico, bello che va da sé. No, avere a che fare con le comunità vuol dire avere a che fare con situazioni anche critiche, conflittuali, con la differenza. E di nuovo questo pone l'attenzione al paniere delle competenze degli agenti di sviluppo della comunità locale. Sapere porre in dialogo o in dialettica dei linguaggi parlati da soggetti differenti, che talvolta sono proprio anche linguaggi che esprimono valori differenti, che non è così facile conciliare. Pensate a quando ci si propone di progettare, di pianificare degli interventi anche assieme a delle istituzioni, in luoghi. A cosa si dà priorità? Qui mi